Il Presidente del Consiglio Draghi è a Milano per i 31 anni dalla nascita della direzione investigativa antimafia. Combattere la criminalità organizzata è fondamentale per la Repubblica, ha sottolineato il Premier. L'inviato Mario De Pizzo. Un paese che investe nella lotta alle mafie per diventare più giusto e competitivo è la visione che Draghi propone a Milano a 31 anni dalla nascita della DIA. La lotta alla mafia non si può però reggere sul coraggio dei singoli. La mafia si sconfigge con la cultura della legalità, si sconfigge con lo sviluppo economico che porti sicurezza, lavoro, fiducia. Omaggio a Falcone e Borsellino e il loro insegnamento, seguire la traccia dei soldi per combattere organizzazioni che si sono infiltrate nel tessuto economico anche al nord. Da qui l'impegno a far sì che non ci siano distorsioni nella spesa pubblica, soprattutto con le risorse del Recovery Plan. Per proteggere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, semplifichiamo le procedure, miglioriamo il sistema di contrasto alle infiltrazioni. Lo facciamo per difendere la straordinaria opportunità che il PNRR ci offre, la nostra credibilità verso i cittadini e i partner europei. Lo Stato deve essere più presente laddove le mafie provano a sostituirsi alle istituzioni, prosegue Draghi. Per questo è fondamentale far crescere l'occupazione giovanile e migliorare l'assistenza sociale. Infine sottolinea, le norme antimafia italiane sono un riferimento a livello europeo, anche per la confisca dei beni degli oligarchi russi.